Le tre Mercedes scivolavano quasi senza produrre suoni lungo la strada che risaliva la collina, assecondando le dolci curve che la carreggiata compiva fra i larici. Ogni vettura conteneva 5 persone, tutti uomini tra i 30 e i 40 anni, in eleganti completi scuri di eccellente sartoria. La seconda Mercedes faceva eccezione, poiché il suo raffinato e confortevole abitacolo ospitava anche un vecchio. Questo anziano sedeva sul sedile posteriore, in mezzo a due giovani robusti. Le sue dita sottili e increspate di rughe tamburellavano quiete sulla lucida superficie di legno di cedro di una scatola squisitamente intagliata. Se dai volti degli altri uomini traspariva un lieve senso di tensione, non c'era invece alcuna emozione riconoscibile sul viso coriaceo del vecchio, come se la sua faccia non fosse che una grottesca maschera, incapace di sentimenti. Eppure il suo cuore era come l'acqua di una sorgente termale, arroventata dal calore dell'odio. Dopo l'ultima curva, quasi magicamente, comparve l'ampio cancello di una magnifica abitazione, i cui sontuosi tetti si incurvavano al di sopra dei drappi della vegetazione rigogliosa del parco. Le tre Mercedes si arrestarono e, mentre gli occupanti ne emergevano, alcuni uomini in completo antracite vennero loro incontro dal cancello della dimora. Si inchinarono umilmente al vecchio prima di ispezionare ciascun membro della sua scorta con i metal detector. Quando appurarono che gli ospiti non portavano armi, li accompagnarono lungo il sentiero che sfilava attraverso gli aceri e le querce che si riflettevano sulle acque argento verdi dei numerosi laghetti. Tenendo salda la presa attorno alla scatola, Loia Boone e i suoi fedeli chiodai furono scortati fino al sontuoso ingresso della villa, presidiato da guardie del corpo, dagli indumenti meno formali e con le braccia foderate di tatuaggi. Il percorso all'interno della dimora si svolse in un rigoroso silenzio, e il vecchio non manifestò alcuna emozione nel vedere preziosi manufatti Jomon, armi e corazze del periodo Kamakura e quadri della scuola Kano, tutte opere che avrebbero fatto invidia ad un museo. Era chiaro che l'intento del clan degli Hirada era quello di impressionarlo ostentando tale ricchezza. L'incontro fra i due Oyabun si svolse in una sala lunga e rettangolare nel cuore della villa. Il capo clan degli Hirada, circondato da una decina di fedelissimi chiodai, accolse l'ospite con garbata allegria. Era un uomo sulla cinquantina, in un abito grigio perla che ricalcava le sue forme pingui senza nasconderle. Le rughe attorno alla bocca indicavano la sua tendenza al sorriso. Ma il vecchio non si sarebbe lasciato ingannare da quell'atteggiamento, poiché sapeva che Hirada Danjuro era uno dei più spietati Oyabun che la Yakuza avesse mai potuto vantare da 30 anni. Come testimoniavano gli anelli che la sua vista aguzza aveva scorto balenare al mignolo di molti sottoposti di Hirada. Quei gioielli, infatti, non erano indossati per vanità, ma per nascondere l'attaccatura della protesi. Si diceva, infatti, che bastasse la più piccola inadempienza per far sì che Hirada pretendesse dai propri fedeli l'atto dello Yubitsumi, ovvero il taglio volontario delle falangi del mignolo. Hirada, rilassato come se quello fosse un normalissimo pranzo, fece accomodare il vecchio ed i suoi chiodai al lungo tavolo al centro della sala, prendendo poi posto di fronte all'anziano. A un suo ordine, due splendide geisha fecero il loro ingresso. Una prese a pizzicare con dita esperte le corde di un prezioso shamisen, mentre l'altra intonò un canto tradizionale, che si librò sopra i presenti, al pari del delizioso profumo delle portate servite da silenziosi camerieri. Eppure né la musica né il sapore della raffinata cucina kaiseki poterono stemperare la tensione che scorreva in tutti loro, al pari di una costante energia elettrica. Gli unici a parlare erano il vecchio e Hirada, mentre gli altri si limitavano a mangiare in silenzio, scambiandosi solo sporadici borbottii a voce molto, molto bassa. Sapevano tutti che non era una visita di cortesia quella. Meno di un mese prima, il clan Togukawa aveva subito ingentissime perdite, tanto in termini di vite quanto in quelle di potere, a causa di un terribile scontro con gli esponenti di Hirada. Malgrado i Togukawa potessero fregiarsi di una storia antica e prospera,
germogliando durante il periodo Edo e rafforzandosi incontrastati attraverso attività di contrabbando, gioco d'azzardo e traffico di droga, il loro impero aveva perso gradualmente il suo smalto iniziale. I dissidi interni e i sempre più violenti contrasti con le altre società malavitose avevano infiacchito quella che in tempi non molto lontani era la più rispettata e temuta organizzazione mafiosa di Tokyo. Adesso i membri di Togukawa stavano vivendo la loro ora più buia, senza fiducia e incerti sul proprio futuro. La loro sopravvivenza dipendeva tutta dal colloquio che si sarebbe tenuto fra il vecchio capoclan, la cui forza stava venendo meno, e Hirada, il cui astro era al culmine del suo splendore. Quell'adunanza era da molti considerata come un atto di sottomissione, al quale il clan Togukawa si poneva, definendo così l'assorbimento totale al gruppo rivale. Ciò non rendeva i Kyodai molto lieti, poiché l'umiliazione di vedersi sopraffare da un clan parecchio più giovane era dura da tollerare, ma i membri più fedeli al vecchio, quelli che più intimamente lo conoscevano, sapevano che il potere di Ryoichi Togukawa non si limitava al suo carisma e alle sue abilità strategiche, ma che affondava le proprie radici in ambienti così oscuri e pericolosi che persino la Yakuza provava un sacro terrore al riguardo. Il raduno proseguì ben oltre l'ora di pranzo. Il vecchio Togukawa ed il capo degli Hirada conversarono a lungo in privato. Il nervosismo rese più lunga l'attesa per i membri di entrambe le organizzazioni, che girovagarono per il parco con l'aria di tigri in gabbia. Verso le 4 finalmente, la porta dello studio privato si spalancò e il vecchio e Hirada uscirono fianco a fianco, piantonati dalla scorta. Il primo, al suo solito, portava un volto neutro, mentre il secondo sfoggiava un sorriso trionfante da orecchio a orecchio. I convenevoli per il commiato portarono via pochi minuti ancora, prima che il vecchio ed i suoi fedeli fossero nuovamente accompagnati alle loro Mercedes. Nessuno di loro aprì bocca, mentre sfilavano fra gli alberi secolari del parco. L'anziano Oyabun si accomodò sul sedile posteriore. Le sue mani inocchiute poggiavano sulle magre ginocchia. La scatola di legno di cedro non era più stretta fra le dita. Hirada Kuno era pienamente soddisfatto quella notte. Osservava da una finestra il soffuso alone dorato che aleggiava come un nembo divino sopra Tokyo, la cui sfavillante skyline si stagliava all'orizzonte, simile a un sogno che diventa realtà poco a poco. La città, che da decenni era stato esclusivo territorio dei Togukawa, adesso era finalmente diventata sua. Il tracollo del più temuto clan della capitale per sua mano rappresentava una svolta epocale. Le forze del vecchio Oyabun erano venute meno. I suoi affiliati erano in preda alla confusione e desiderosi di inchinarsi al nuovo comandante. All'inizio aveva provato un blando senso di soggezione, poiché non si aspettava che il vecchio cedesse le armi tanto facilmente. I suoi informatori gli avevano riferito che diversi piccoli nuclei di Tokyo sarebbero stati pronti a unirsi al clan Togukawa se esso si fosse dimostrato ancora capace di risolutezza. Ma dopo l'atto di sottomissione di quel pomeriggio, era certo che nessun clan minore avrebbe appoggiato i Togukawa in una loro difficoltosa quanto improbabile rimonta. Sarebbe stato l'unico e vero signore di Tokyo, forgiatore di un vasto, potente impero, che avrebbe eclissato tutti i suoi predecessori. Lanciò uno sguardo all'orologio. Aveva ancora mezz'ora prima dell'arrivo della massaggiatrice che aveva mandato a chiamare, giusto il tempo per ammirare il regalo che il vecchio gli aveva fatto durante il loro colloquio. Portò la scatola di cedro rosso sul letto e sollevò il coperchio. Sul velluto grigio stava un oggetto tubolare in avorio, avvolto da un fantastico intaglio di draghi. Svitò la parte superiore e, inclinando quella custodia, ne fece scivolare fuori un secondo artefatto, una magnifica antica kiseru. Hirada amava molto l'arte e valutò che una pipa simile arrivasse dal XVII secolo. La sollevò con fare riverente, apprezzando il morbido scintillare della luce sull'oggetto. Sia il gankubi, ovvero il fornello, che il suo suikoshi, ossia il bocchino, erano in metallo brunito dai secoli, mentre il rao, cioè il cannello che costituiva il corpo della pipa, era una sottile canna di bambù.
Hirada considerò che la pipa doveva essere appartenuta a una donna, viste le dimensioni piuttosto lunghe, ma non si formalizzò. Con tutto ciò che si poteva dire del vecchio Togukawa, era innegabile che avesse un gusto eccellente per i doni. Mentre esaminava il manufatto, si accorse di un particolare, un sottile foglio di carta arrotolato nel fornello. Ne pizzicò un'estremità fra il pollice e l'indice, prima di srotolarlo cautamente. Una volta spiegata, la striscia di carta si liberò un ofuda, un talismano shintoista che, secondo la tradizione, proteggeva da influssi malefici. In quel momento, dal fornello metallico della pipa, eruttò una nube di fumo nero. L'uomo cadde dal letto sbigottito, mentre la camera si offuscava per quella nebbia scura che sapeva dell'aroma dolciastro del tabacco. Volute di foschia turbinarono a mezz'aria, componendo una sagoma umana alta e flessuosa. In pochi attimi, la consistenza di tale figura si raddensò, trasformandosi in una donna pallida, il corpo sottile, avvolto dai veli scarlatto e oro, sulla cui stoffa scintillante si contorcevano yokai d'argento. Il suo volto era delicato come la porcellana e altrettanto bianco, sormontato da un'acconciatura ricchissima, intarsiata di pettini d'oro e di giada, dai quali una reticella di perle le scendeva sulla fronte a coprire l'occhio sinistro. Lieve, la fanciulla atterrò sul pavimento di fronte a Hirada, il quale, sconvolto dalla paura, strisciò fino alla parete, troppo terrorizzato anche per urlare. La donna emersa dalla pipa stese le labbra in un sorriso dolce come il miele e letale come il morso di un cobra. Lentamente sollevò il braccio sinistro e le sue affusolate dita d'avorio intercettarono la reticella che le celava metà del volto, sollevandola. L'orrore travolse Hirada con l'impeto di un uragano, e quando lo spettro gli fu addosso, non riuscì neanche ad alzare le braccia per difendersi. La massaggiatrice, dopo aver superato con successo la prova del metal detector, fu scortata lungo i corridoi colmi d'opere d'arte che conducevano alle stanze private dello Yabun. I due chiodai che l'avevano accompagnata si fermarono alla base delle scale che raggiungevano il piano superiore e la sbirciarono mentre le risaliva, prima di scambiarsi un'occhiata di complicità. Mezzo minuto dopo, uno strillo acuto li fece trasalire. Con un solo scatto estrassero le pistole da sotto le giacche e si precipitarono in cima alle scale, trovando la donna a singhiozzare nel corridoio, di fronte alla porta spalancata della stanza di Hirada. I due entrarono all'interno, chiedendosi come mai l'aria fosse opacizzata da quella nube di fumo dolce. Ma tale interrogativo fu eclissato dal vedere il corpo del loro Oyabun steso a terra. Sebbene entrambi fossero uomini avvezzi a ogni ambiente della malavita, sbiancarono nel posare lo sguardo su quello spettacolo raccapricciante. Il volto dell'uomo era contratto in una smorfia di terrore, nella quale, come una voragine, si apriva un orribile foro laddove un tempo c'era il suo occhio sinistro. Sulle sue ginocchia c'era una lunga pipa di bambù e metallo. Posato nell'incavo del fornello, stava un bulbo oculare, la cui pupilla scura e vitrea puntava verso il soffitto, senza vederlo. Il vecchio ammirava rapito la rappresentazione che si svolgeva sul palco di cipresso del teatro, dove attori mascherati si stagliavano contro il dipinto di un grande pino. Una recita di quinta categoria, quella che prediligeva, parlava di demoni. Non si accorse che al suo fianco una delle sue guardie del corpo stava estraendo il cellulare, leggendo il messaggio che gli era appena stato recapitato. Fece scivolare il telefono nella tasca interna, prima di sporgersi sulla spalla del vecchio, sussurrandogli all'orecchio alcune frasi. Il capo clan, senza distogliere lo sguardo dalla recita, reagì con un lieve cenno del capo, un sorriso appena abbozzato, seppur turgido di soddisfazione, gli tracciò un solco in quel viso di pietra. Tutto come aveva preventivato, quindi. Ora avrebbe dovuto approfittare del ribaltamento della situazione, sfruttare la paura e il disorientamento delle fila nemiche, rinsaldare il suo clan grazie alle forze esterne che gli avevano promesso fedeltà. Se fosse riuscito a sbarazzarsi di Hirada, doveva anche recuperare la Kiseru e sigillarne il malefico occupante con un altro fuda sacro. Ma a tutto questo avrebbe pensato solo l'indomani.
Per il momento era sua intenzione godersi pienamente lo spettacolo. Si rilassò sulla poltrona, consapevole di essere ancora l'unico e solo signore di Tokyo.